faccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, se avvicchi tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un breve ripassino per quanto riguarda il glitch dei soldi da fare con un amico, quello facile facile ragazzi. Allora, in primis dovete stare in una sessione solo a inviti, il vostro amico prima di essere invitato nella base operativa dovrà andare in un'attività di Rockstar, missioni, entrare dentro la missione, dentro un lavoro da titano e uscire, questo lo dovrà fare prima di entrare nella base operativa, altrimenti se lo farà direttamente nella base operativa gli darà errore. Una volta fatto ciò lo inviterete nella base operativa come vedete e nella base operativa farà la stessa identica cosa, andrà in un lavoro da titano e rimarrà nel menu della missione, metterà sala chiusa, anche se servirà poco, comunque metterà sala chiusa. Allora, alcuni mi hanno detto che li faceva unire alla missione. Allora, il glitch si fa apposta in sessione solo a inviti, proprio per questo motivo, in maniera tale che vi dia il secondo messaggio di errore che non vi siete potuti unire, che vi serviva un invito e cazzi e mazzi, insomma ragazzi. Quindi a questo punto che cosa dovete fare? Il passaggio successivo è semplice, dovete essere prima di tutto in un party con il vostro amico con cui state facendo il glitch. Questa cosa vale sia per gli utenti di PlayStation 4 che per gli utenti di Xbox One. Quindi a questo punto potete anche usare il partecipa a sessione ragazzi, però è meglio comunque fare come vi sto dicendo io, fate un party come adesso andremo a vedere, e una volta che avete fatto il party invitate il vostro amico e andrete ad unirvi da lì ragazzi. È semplicissimo, non c'è nulla di difficile, anche se continua la psicosi del pacciato su YouTube che continuano a scrivermi sotto al video che è pacciato, è pacciato, è pacciato, invece tutto l'esatto contrario ragazzi, il glitch è funzionante. Ci può stare che magari una volta vi sbatta fuori dalla base operativa senza auto, magari un'altra volta non avete il timing giusto, però insomma il glitch si fa ragazzi. Quindi a questo punto fate un partecipa a sessione la prima volta e poi lo rifate la seconda volta in maniera tale da avere in fretta questo messaggio. Quindi andiamo, party, andiamo nel party, facciamo partecipa a sessione e subito R2 e X, accettiamo il primo messaggio, se tra il primo e il secondo messaggio vediamo la schermata nera ragazzi, vuol dire che il glitch starà funzionando. Può capitare delle volte, come ho già detto, che vi sbatta fuori dalla base operativa senza auto, basterà ripetere il glitch e il gioco è fatto. Quindi come ho già detto dovrete rimanere 60 secondi più o meno, secondo più, secondo meno, però meglio un secondo più che un secondo meno, in questa schermata. Dopodiché dovrete accettare anche il secondo messaggio, se tutto sarà andato bene, come adesso andremo a vedere, vi farà spawnare sotto mappa. Eccoci qui, abbiamo accettato il primo messaggio, io qui sono rimasto un po' più di 60 secondi ragazzi, però voi rimanete 60 secondi e dopodiché ci troveremo sotto mappa, basterà accelerare semplicemente e ci troveremo in strada con l'auto. L'auto sarà invisibile al radar e basterà andarla a mettere in un qualunque garage. In questo garage dovremmo avere una LGR H8 da sostituire a questa auto ragazzi.
Quindi andremo nel garage, porteremo fuori la nostra LG RH8 e la sostituiremo a questa, ragazzi. Il glitch è semplicissimo, è veramente una cazzata da fare. Cioè, non c'è nulla da spiegare, insomma, ragazzi. È sempre il solito glitch. Però comunque sia, ve l'ho voluto riportare. Io adesso qui vado nel mio garage, tiro fuori la LG. Vedete, il mio garage è pieno. Quindi andrò a tirare fuori la mia LG RH8 che avevo nel garage e la sostituirò con questa. Ricordate, ragazzi, il glitch, vedete, in mappa l'auto non si vede. Come dicevo, il glitch va fatto con le targhe personalizzate oppure una targa invisibile, in maniera tale da, diciamo, aggirare un pochino il blocco giornaliero. Aggirare un pochino, non eliminare. Quindi a questo punto tireremo fuori questa, come vedete l'auto non scompare, e mettiamo dentro l'altra. E il gioco è fatto, ragazzi. Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi il mio gruppo Telegram, dove potete iscrivervi liberamente e nel mio gruppo potete parlare di quasi tutto. Ovviamente non si possono vendere account e altre cazzate, però comunque sia potete parlare di quasi tutto, ovviamente quello che è inerente GTA. Potete anche cazzeggiare, scherzare, ridere, magari stare solo in amicizia. Gli off topic, ragazzi, nel gruppo sono semplicemente quando si parla di altri giochi o si sgrava per altre cose. L'importante, ragazzi, è avere rispetto degli altri membri, avere rispetto dello staff e basta. Non ci sono grandi regole, mi raccomando, quando entrate nel gruppo leggete le regole, perché non è il solito regolamento di gruppi Telegram, ma è diverso. Quindi fate bene attenzione a tutte quante le regole. Colgo anche l'occasione, ragazzi, per ricordarvi il contest dei 10k. Sono arrivato a 9.000, ragazzi, aiutatemi ad arrivare a 10.000 e a 10.000 estrarrò un account, diciamo, con tutto, ok, e 800 milioni più o meno. E che altro dire, ragazzi, partecipate, troverete in descrizione del video, giustamente di questo video, sia il canale Telegram che il link del video di cui vi sto parlando. Sono rientrato nella base operativa, ragazzi, solo per farvi vedere che l'auto originale sta qui nella base operativa. Quando rientreremo basterà semplicemente cambiarli di posto e l'auto respawnerà nuovamente e potremo rifare il glitch. Il nostro amico dovrà sempre restare nella missione o lavoro da titano. L'unica cosa che dovrà fare è semplicemente muovere il joystick ogni tanto per non uscire dalla missione. Quindi è veramente proprio semplicissimo. Magari mentre che il vostro amico fa i cazzi suoi, non lo so, se fa una partita a Clash Royale sul telefono, vi dà una mano a fare il glitch, per dire Clash Royale come qualunque altra cosa. Qui, ragazzi, è la data e l'ora in cui sto facendo il glitch. Quindi veramente non ho nient'altro da aggiungere, ragazzi. Detto questo, vi lascio un saluto, al prossimo video. Ciao a tutti.